quando avete 22 anni come me, non dovete concentrarvi soltanto sul futuro, perché questa è l'età dove siamo pieni di energia e potremmo distruggere il mondo. Ma non dico nemmeno non pensare al futuro, perché altrimenti potremmo trovarci senza nulla nel nostro futuro. Quindi dobbiamo trovare un bilanciamento tra quello che ci piace fare, i nostri impegni e il nostro lavoro, perché se viviamo soltanto per il nostro lavoro e per produrre denaro, arriveremo alla morte. Come detto prima, vi auguro che sia l'età più avanzata possibile, che al posto di parlare di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo realizzato, parleremo delle cose che non abbiamo fatto. Il nostro obiettivo, qui mi correggo, il mio obiettivo è arrivare alla fine di una vita piena, energica e soddisfacente e parlare di ciò che abbiamo realizzato, magari dei nostri figli, magari dei nostri obiettivi personali, magari dei nostri sogni che abbiamo finalmente compiuto, ma non parlare di quell'obiettivo che non hai compiuto perché non avevi tempo e energia. Tu devi cercare di trovare un bilanciamento tra necessità e gioia istantanea e necessità e gioia per un futuro. O in alternativa, quello che puoi fare è prendere questo sistema, distruggerlo e trovare una via di uscita per la salute, per esempio trovare una strada per la longevità, o altrimenti diventare ricco giovane. E ragazzi, uno dei miei sogni è poter fare in modo di cambiare questa scaletta che ha penetrato la società. Quindi non ti dico metti la testa bassa e lavora 24 ore su 24 a 20 anni per poi trovarti a 45 anni, 50 anni che potresti andare in pensione perché hai accumulato una ricchezza tale da poter andare in pensione. Semplicemente trovate un modo di bilanciare le vostre gioie e i vostri dolori affinché alla fine del vostro percorso non vi troviate a parlare di quello che non avete fatto, ma di quello che avete fatto. E se magari vi pentite della cosa che avete fatto, di sicuro quando l'avete fatta c'era un motivo razionale per scegliere quella cosa piuttosto che l'altra. Quindi sii razionale e bilancia il tuo tempo e le tue energie.